È partito un progetto tra la scuola ITIS di San Giovanni e le aziende del territorio. Com'è nata l'idea e qual è l'importanza per i ragazzi che partecipano? Allora, durante l'attività degli stage noi abbiamo visto che le aziende sono molto disponibili, dimostrano molto sensibilità verso i ragazzi, verso gli studenti. Allora si è pensato di creare una collaborazione continuativa e hanno dimostrato la disponibilità a sviluppare dei progetti presso la scuola. Chiaramente sono progetti rispetto ai quali loro non hanno dei tempi stringenti, però hanno dimostrato interesse a sensibilizzare gli studenti del suo tecnico sulle tematiche che sviluppano queste aziende. In particolare, in questo caso, parliamo di Power One. Ecco, PowerOne, diciamo, ha scelto questa via anche per guardare al futuro, diciamo, perché cioè, gli studenti alla fine sono quelli che alla fine andranno anche loro a dare il loro contributo all'azienda e se già iniziamo a livello scolastico a introdurli così via via, piano piano, senza mettergli pressione e riescono ad arrivare a un livello di conoscenza già adeguato alla vita aziendale e questo è tutto di guadagnato. Io personalmente mi sono prestato volentieri a venire qui a scuola a spiegare un po', nel mio caso io mi occupo dei protocolli di comunicazione tra le nostre macchine, sono inverter fotovoltaici e un terminale, diciamo un personal computer, in modo si possa visualizzare tutti i dati sensibili di produzione di energia fondamentalmente. L'ingegner Mugnai è stato a sua volta alunno di questa scuola ed è uscito nel 1998 e poi ha continuato gli studi di ingegneria con successo e poi attualmente lavora in Power One ed ha dimostrato disponibilità e voglia di venire a passare un po' del suo tempo con questi ragazzi. E i ragazzi come hanno risposto a questo progetto, a queste iniziative? Noi abbiamo attivato tre progetti con tre aziende diverse e diciamo, nonostante non abbiamo tantissimi studenti in questo momento, però ci sono 25 adesioni, quindi sono fatti tre gruppi per attivare questi progetti, quindi sono 9, 9, 8, sì, tre gruppi di lavoro che lavoreranno su tre tematiche differenti. Ora, questo gruppo qui lavora sulla problematica della Power One, cioè sui protocolli di comunicazione, cioè in pratica devono essere in grado di collegare, di mandare dati e di gestirli da un inverter fotovoltaico, in modo tale che da computer si possa sapere tutto quello che sta succedendo nell'impianto, se sta producendo, se c'è qualche guasto, se c'è qualche situazione anomala e così via. Questo è lo scopo della. E faranno sia lo sviluppo del programma, ma anche monteranno dei componenti elettronici, creeranno qualche schedina molto semplice che agevola questo tipo di attività.